إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. في ساعة السجود هذه نفتتح الاحتفال بعيد الثالوث الأقدس، فلنحاول هذا المساء أن نسمح لكلمات يسوع أن تخترق قلوبنا عندما يقول: متى جاء هو أي روح الحق أرشدكم إلى الحق كله، سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. جميع ما هو للآب فهو لي، ولذلك قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. نحن لا نستطيع أن نفهم الثالوث، لكن من خلال محبة الله التي تفوق كل رجاء، نحن مدعوون لدخول سر الثالوث والدخول في حياته من خلال الروح القدس المنسكب في قلوبنا. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Il tempo di adorazione di questa sera ci apre alla festa della Trinità. Nella contemplazione cerchiamo di lasciarci penetrare dalle parole di Gesù. Quando verrà lo Spirito di verità, Egli vi guiderà alla verità tutta intera. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Non possiamo capire la Trinità, ma nell'amore di Dio che va al di là di ogni nostra speranza, siamo invitati ad entrare in Lei, nella Sua vita, attraverso lo Spirito Santo riversato nei nostri cuori. Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. The adoration of this evening opens us to the Feast of the Holy Trinity. In contemplation, we try to let ourselves be penetrated by the words of Jesus. When the Spirit of truth comes, He will guide you to the whole truth. He will glorify me, because He will take what is mine and will announce it to you. All that the Father has is mine. That's why I said He will take mine and announce it to you. We cannot understand the Holy Trinity, but in the love of God that goes beyond all our hopes, we are invited to enter into His life through the Holy Spirit poured out into our hearts. Spencer.
Et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Fratelli e sorelle, siamo qui davanti al Signore Gesù per adorarlo e glorificarlo in Dio Padre, per mezzo del suo Santo Spirito. Qui nel luogo dell'incarnazione le barriere sono state tolte. Partecipiamo per mezzo del sì umano di Maria Santissima alla grandezza e alla bellezza di Dio nella Santissima Trinità. Davvero un mistero. Se Gesù Cristo, Dio fatto uomo, è la pienezza della rivelazione di Dio, ciò comporta che in Cristo si veda il vero volto di Dio. Andando più in fondo, Cristo ci rivela nelle sue parole, nelle sue opere, che Dio non solamente è individualità, uno solo,
ma in sé stesso è anche una comunione di tre persone, pur essendo uno, unico e allo stesso tempo tre. Una natura, tre persone, uguali e allo stesso tempo distinte, che fra di loro vivono dall'eternità una comunione di interazione e di amore reciproco. Il padre dona tutto se stesso al figlio, il figlio dona tutto se stesso al padre. Il dono che ne scaturisce è lo Spirito Santo. Fratelli e sorelle, lodiamo dunque la Santissima Trinità, che fonde nelle nostre vite, immersi per la grazia sacramentale del battesimo, a configurarci a Gesù Cristo, Figlio di Dio, che per noi si è fatto uomo e fa che diventiamo partecipi della stessa vita divina. Siamo davanti al mistero dell'unità. Per questo chiediamo il dono dell'amore e dell'unità per tutta la Chiesa, per le nostre famiglie, per l'umanità, che vinca le guerre, l'individualismo, l'egoismo e il peccato che ci allontana dal disegno di Dio. O Trinità divina, Padre, Figlio e Spirito Santo, presente e operante nella Chiesa e nella profondità dell'anima mia, io ti adoro, ti ringrazio, ti amo. O Maria, Madre della Chiesa e Madre mia, che vive alla presenza della Divina Trinità, insegnaci a vivere in intima comunione con le tre persone divine, affinché tutta la nostra vita sia un gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
immutabile il tuo nome. Su tutta la terra, su tutta la terra. Oh Signore, quanto è mirabile il tuo nome. Su tutta la terra, su tutta la terra. عندما أرى السماوات التي أبدعتها يداك، القمر والنجوم التي ثبتها، ما الإنسان فتجري له بكرا، وابن آدم فتطلب له أثرا. Signore, quanto è mirabile il tuo nome, su tutta la terra, su tutta la terra. Che cos'è l'uomo? Perché di lui ti ricordi? E il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? Abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Sometiste bajo tus pies rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por el mar.
من إنجيل القديس يوحنا. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: لا يزال عندي أشياء كثيرة أقولها لكم، ولكنكم لا تتقون الآن حملها. فمتى جاء هو، أي روح الحق، أرشدكم إلى كل الحق، لأنه لا يتكلم من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث. سيمجدني لأنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. جميع ما هو للآب فهو لي، ولذلك قلت لكم إنه يأخذ مما لي ويطلعكم عليه. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà del mio e ve l'annunzierà. Gospel of Jesus Christ according to John. Jesus said to his disciples, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all truth. He will not speak on his own, but will speak what he hears and will declare to you the things that are coming. He will glorify me, because he will take from what is mine and declare it to you. Everything that the Father has is mine. For this reason, I told you that he will take from what is mine and declare it to you. To you. Thank you.
Il Signore ci chiede di non rimanere in noi stessi, ma di metterci sempre in relazione con Lui. Come cristiani siamo chiamati ad essere consapevoli che la grandezza di questa relazione non si esaurisce mai. Preghiamo insieme cantando. Yeah.
الرب يسوع من أجل أن يمنح الروح القدس الكنيسة وجميع البشر شجاعة البشارة بحبك، الحب القادر على تجديد كل إنسان بالفرح والسلام. إلى الرب نطلب. Gesù, lasciamo che lo Spirito Santo renda alla Chiesa e agli uomini di coraggio per annunciare il tuo amore, capace di rinnovare ogni persona nella pace e nella gloria. Preghiamo. Relationship with you may be a stimulus and model for building relationships with our brothers. Let us pray. Senhor, ajuda-nos a amadurecer na fé, na feliz adesão a Deus que é Pai e cuida de todos os seus filhos. Nós vos pedimos. Señor, concédenos la gracia de creer verdaderamente que siempre nos has amado. Oremos. Per il nostro Papa, Papa Francesco, perché abbia la salute fisica e spirituale di portare la Chiesa all'unità, che il mondo possa riconoscere in noi e nella Chiesa i segni visibili dell'unità che sei tu, oh Dio, ti preghiamo. O Padre, il tuo mistero è profondo e nel tuo Figlio Gesù, tramite l'azione dello Spirito Santo, tu ci chiedi di esplorarlo e prima ancora di amarlo. Aiutaci ad essere all'altezza di questo compito infinito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Inanam cesala liwasia timuhales, ua estinanda ilata limi hil hilahi,
natsoro fanako. Panem de cielo prestitisti eis. Omnele letamento in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento, mirabili passionis tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructui nobis iugite insensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Thank you.
Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua santa e immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli, nei suoi santi.